Il 6 marzo ci sta una firma importante, non il patto per Napoli che è stato già firmato, e sono i progetti relativi ai bando per le periferie, quindi in particolare Vele, per capirci, e non solo. Ma noi ci auguriamo che da qui alla fine della primavera ci siano, da qui anzi all'estate per essere più cauti, due firme importanti, come ho detto, Bagnoli e Napoli Est. Sono due risultati storici oltre le Vele. E questo lo voglio sottolineare, è esclusivo merito della capacità di questa città di credere nelle proprie forze, come si diceva prima, forze del lavoro, forze istituzionali, forze economiche, e l'abbiamo fatto proprio perché la città è rimasta autonoma, la città ha creduto nella sua capacità di riscatto, abbiamo in qualche modo fatto comprendere alle altre istituzioni che bisogna sedersi ai tavoli, e abbiamo fatto tutto questo proprio ereditando una situazione drammatica a causa di una mala politica, e l'abbiamo fatto anche quando qualcuno all'interno delle istituzioni, invece di darci una mano, ha cercato costantemente di accoltellarci o metterci in difficoltà. Quindi questo vi fa comprendere la cifra della potenza che ha questa città e quanto ancora si può fare, soprattutto se le altre istituzioni giorno per giorno, mese per mese, si rendono conto di quanto può essere utile cooperare istituzionalmente con la città di Napoli, ognuno con la sua differenza e con la sua peculiarità. Con Bagnoli ci stiamo riuscendo, Patto per Napoli ci siamo riusciti, periferie ci stiamo riuscendo, proveremo ancora di più a riuscirci e proveremo anche a convincere qualcuno meno lontano del governo, che sta più vicino nella nostra città, che deve capire che la cooperazione istituzionale è fondamentale per i nostri territori.